Come ogni primo dell'anno che si rispetti, la Maremma ha regalato due tradizionali tuffi in mare, quello di Follonica e di Castiglione della Pescaia. Nella città del Golfo, il tuffo di Capodanno, organizzato da Croce Rossa e Amatori Nuoto, ha chiuso le celebrazioni del centenario con la presenza di 71 persone che si sono gettati nelle acque, abbigliati nelle maniere più stravaganti. Anche a Castiglione della Pescaia, per l'11° anno consecutivo, si è celebrato questo rito propiziatorio con oltre 70 persone che hanno sfidato il freddo, meno pungente degli anni passati, per gettarsi tra i flutti. Alcuni turisti sono venuti anche dalla Francia per compiere questo rito e altri sono diversi anni che non si perdono tale prova di resistenza. Bene, augurante, lo vengo apposta da Varese, quindi. Sono reduce da un'influenza, quindi dicono che fa bene e ci provo per vedere se mi passa l'influenza, no? A parte, credo che dopo 50 anni da qualche parte del cervello ci dice di fare qualcosa di più. Questo è stato un anno difficile, noi vogliamo dare un segnale, dire basta con le guerre, basta con le discrepanze, perché comunque è un mondo, sta prendendo una strada che a noi non piace, e quindi diamo questi piccoli segnali con tante altre persone che questa piccola goliardata, dai. Certo che mi tuffo, è da tradizione ormai dal 2011 che questo tuffo è nato a Castiglione della Pescaia e immancabilmente siamo qui tutti gli anni. Ormai è diventato qualcosa di augurale, qualcosa che speriamo faccia bene a questo 2024, considerando quello che abbiamo passato negli anni precedenti, come si è chiuso purtroppo il 2023 con una guerra all'inizio e due alla fine. Speriamo che sia veramente porta fortuna a tutti coloro che partecipano e anche ai nostri visitatori.